decreto liquidità. Confartigianato teme tempi lunghi per i prestiti alle imprese. Da FSBA già in pagamento le prestazioni per i dipendenti dell'artigianato. Pasqua, pasticcerie artigiane discriminate. Confartigianato lancia Liberiamo le colombe. Le imprese del verde chiedono di lavorare. La manutenzione può essere fatta in sicurezza. Il governo ha dato via libera al decreto che stanzia 200 miliardi per coprire con la garanzia dello Stato al 100% i prestiti fino a 800 mila euro erogati dalle banche alle piccole imprese. Ma il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti ha espresso preoccupazione su tempi e condizioni dell'erogazione dei prestiti agli imprenditori. Temiamo, ha detto Merletti, che ci vogliano settimane se non addirittura mesi per poter fare le pratiche, considerata anche tutta la quantità di richieste che arriverà alle banche. Per i lavoratori del settore artigiano, che sono sospesi dal lavoro a causa della crisi da emergenza Covid-19, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato ha già iniziato la liquidazione delle prestazioni di sostegno al reddito. Con il 1 aprile sono stati trasmessi dalle aziende artigiane i dati delle sospensioni e il 9 aprile sono già in pagamento le prestazioni. Lo annuncia Confartigianato, che con le altre confederazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori ha costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale. Confartigianato non si arrende e continua la propria battaglia contro la chiusura delle pasticcerie, rientrate tra le attività da sospendere per l'emergenza Covid-19, insieme a bar, gelaterie e pizzerie. Un blocco che non ha riguardato altre categorie commerciali, autorizzate a vendere quegli stessi prodotti. Un'ingiustizia che Confartigianato chiede di correggere con la campagna Liberiamo le colombe, con centinaia di lettere indirizzate ai prefetti di tutta Italia per chiedere di correggere una penalizzazione ingiusta e dannosa per tanti piccoli imprenditori. Le imprese artigiane del verde chiedono di tornare a lavorare, potendo garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto al Covid-19. Lo ha scritto il presidente di Confartigianato Imprese del Verde, Cristian Mattioli, ai ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole e degli affari regionali. Lo stop alle nostre imprese rischia di creare numerosi problemi, a cominciare da quelli alla circolazione stradale per la mancata manutenzione di erba e arbusti. Chiediamo al governo di autorizzarci a lavorare.